Sono Claudio Penacca e dal 2014 faccio il sindaco di Monperone, precisamente dall'anno in cui, spinto dall'amore e dal legame profondo che ho nei confronti del paese dove sono nato e cresciuto, ho deciso di intraprendere questa avventura che ancora oggi dura dopo 6 anni. Tra gli obiettivi che insieme ai consiglieri comunali, ai preziosissimi consiglieri comunali ci siamo dati, c'è anche quello di far scoprire Monperone a chi ancora non lo conosce. Ed ecco il motivo per cui abbiamo deciso di promuovere questo video ed intitolarlo Monperone per te. Siamo in provincia di Alessandria e quindi in Piemonte e più precisamente in Valcurone. Il territorio è un territorio collinare che ha una superficie di circa 9 km quadrati che si sviluppano per la maggior parte sul lato destro del torrente Curone, lato sul quale sorge anche il paese e le sue principali frazioni. La valle offre un paesaggio incantevole in un ambiente naturale che non è mai stato interessato da insediamenti industriali e quindi una valle che è rimasta tra le più integre ed incontaminate. In questo contesto, grazie soprattutto al legame con la propria terra che alcune persone coraggiose sono riuscite a mantenere, si possono trovare prodotti enogastronomici di eccellenza, come ad esempio i vini Timorasso e Barbera, il salame nobile del Giarolo, le pesche e le fragole di Volpedo, il formaggio Montebore, il miele e il tartufo, che è anche il protagonista della Fiera Nazionale che ogni anno novembre si tiene nel vicino paese di San Sebastiano Curone. Monperone offre diverse opportunità per passare il proprio tempo libero, come ad esempio la possibilità di utilizzare l'area attrezzata per gli sport all'aperto che è stata realizzata recentemente a completamento di una più vasta zona dedicata al picnic, alla sosta e insomma un'area che è dedicata alle famiglie. Se si vogliono poi effettuare lunghe passeggiate immerse nella natura, si possono utilizzare i percorsi naturalistici presenti sul territorio comunale. O se magari si vuole organizzare un'uscita a cavallo, è possibile farla contattando il maneggio con una prenotazione. Se invece si vuole giocare a golf o ci si vuole avvicinare a questo sport, a Monperone è possibile farlo. Esiste infatti un campo a 18 buche aperto a tutti, sia professionisti che neofiti che vogliono imparare. Il nostro è un territorio che offre anche arte e cultura. Infatti a pochi chilometri da qui si può visitare lo studio museo del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, oppure l'archivio del pittor Felice Gianni a San Sebastiano Curone. Insomma, io credo che i motivi per venirci a trovare siano davvero molti. Noi aspettiamo tutti con ospitalità e simpatia e a coloro che sono in cerca di un posto tranquillo dove trasferirsi lontano dallo stress e dalla frenesia cittadina, mi sento di consigliare il mio paese, Monperone. Sono Miwara, sono la titolare della tenuta Il Fienile. Ho iniziato a fare questo lavoro perché mi piace dare alla gente un po' di tranquillità e dei prodotti genuini della nostra terra. Mi piace cucinare tanto, in particolare gli agnolotti, che sono della regione Piemonte. L'agriturismo tenuta Il Fienile è un posto immerso nella natura dove ti puoi rilassare, trovare dei prodotti genuini e avere la tua tranquillità. Mi chiamo Giada, sono cresciuta in mezzo ai cavalli. Da bambina iniziò tutto come un gioco, poi proseguito in una passione, infine ho deciso di farne il mio lavoro. Le attività che offro qui al Silvera Dorenci sono lezioni di equitazione, passeggiate nella Valcurone, su richiesta nei mesi estivi anche in notturna, centri estivi per bambini e ragazzi, pensione per cavalli, doma e addestramento. La doma e addestramento è il lavoro che mi piace di più,
I puledri sono dei libri bianchi sul quale poter scrivere una storia. Pensare che un domani ho un puledro che gira nei boschi o in campo gara e il primo capitolo l'ho scritto io è la cosa che mi dà più soddisfazione. Il mio punto di forza sono i cavalli stessi, sono molto versatili, lo staff migliore che potessi avere, affidabili fuori in passeggiata, bravissimi coi bambini e i cavalli sono terapeutici per tutti. Sono Bruno Della Torre, sono il presidente del Golf Club Valcurone. Dal 1996 con la mia famiglia mi occupo di golf. Si può dire che i miei figli sono nati in mezzo ai green. Cerchiamo di far avvicinare anche le persone di questo bellissimo territorio al nostro magnifico sport. L'aver avuto l'occasione di essere qui a Monperone, di aver scoperto la enogastronomia e la bellezza di questo territorio dal punto di vista paesaggistico è stato il motore che ci ha spinto a invogliare sempre più turisti da tutto il nord Europa e dall'Italia a scoprire questo campo veramente competitivo e paesaggisticamente molto tricky, come si dice in inglese. Vi ringrazio e spero di vedervi qui a Valcurone. Sono Maria Pia, 24 anni fa assieme a mio marito abbiamo deciso di aprire questo agriturismo che è anche la nostra casa, sfruttando la particolare suggestiva posizione, avendo io la passione per la cucina e mio marito l'esperienza nel campo dei salumi, preparazione dei salumi. Abbiamo un piccolo allevamento di bovini e suini. Il nostro piatto forte sono gli agnolotti di stufato, anche il tagliere di salumi è molto apprezzato, così come le nostre torte che prepariamo in occasione di compleanni e di feste. Tutti questi anni ci hanno gratificato molto, ma è un'attività che richiede anche sacrificio e tanta passione. Sono Fabio, titolare della Nuova Valle, insieme a mio fratello e mio cognato, un'azienda agricola ed agrituristica. Coltiviamo sui 250 ettari biologici e abbiamo un allevamento di suini nello stato semibrado che manteniamo con i nostri prodotti, macinandoli in azienda e dopodiché la carne viene destinata una parte per i salumi, una parte per la macelleria e l'agriturismo, dove facciamo solo ed esclusivamente carne alla griglia di nostra produzione. I maiali che vengono macinati per i salumi vengono affinati in una cantina che si aggira attorno al 1400 al 1500 con una vecchia ghiacciaia senza forzature, temperatura costante, estate-inverno, e praticamente questi salami nobili del Gerolo si affina lì prendendo dei gusti della cantina, assimila dei profumi di cantina che sono eccellenti. Vi aspetto numerosi a trovarmi. Sono Massimiliano, rappresento il Vino e le Rose, la società semplice agricola che tiene in gestione questo posto. Qui produciamo 6 tipi di vino, dai vigneti di Timorasso e Cortese da questa collina, Dolcetto e Barbera più in valle e poi abbiamo una piccola vigna di Nebbiolo nelle Langhe. Produciamo vini naturali e a fianco a questa produzione di vino abbiamo una piccola ospitalità rurale dove possiamo ospitare 10 persone a dormire e 10 persone a pranzo o a cena, a seconda delle necessità, dove facciamo una cucina tipica mischiando un attimino la tradizione e la cultura culinaria della Puglia e della Calabria, che sono le regioni da cui proveniamo, e del Piemonte dove ci troviamo. Abbiamo cominciato a fare questo lavoro per passione per la terra, perché ci piaceva il vino e perché volevamo fare un prodotto un po' fuori dalle logiche del mercato, un prodotto naturale, biologico e salutare, ecco.
Sono Gemma De Lucchi, sono nata in questo posto incantato. I miei genitori mi hanno fatto studiare e ho fatto 30 anni di impiegata. Però avevo un sogno nel cassetto. Sono ritornata di nuovo in cascina, nella mia cascina, e con la mia famiglia ho costruito un agriturismo, in modo che le persone potessero venire qui, trovarsi in famiglia e togliersi dallo stress quotidiano e immergersi nella natura. Ho 11 camere, diciamo che la mia cucina è molto genuina perché è tramandata da mia mamma e da mia nonna. I prodotti sono nostri, la gran parte, gli altri sono di agricoltori qui vicino. I bambini possono venire qui, giocare, correre, cioè senza nessun pericolo, nel senso che non passano macchine. Io spero che mio figlio continui questo mio sogno e vi aspetto tutti.